Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi parliamo di Honor Magic Book Pro, il portatile top di gamma di Honor. Ovviamente tutto questo dopo la sigla. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ma soprattutto dovete seguirmi sul mio account di Instagram perché è bellissimo. Ah, e mi raccomando, seguiteci anche su Twitch perché siamo in diretta 24 ore su 24. Giusto? Non era proprio così. Ci avete chiesto un sacco di volte come sono i portatili di Honor e quindi eccoci qua con il più performante tra i notebook in gamma dell'azienda cinese. Più performante però non significa per forza costosissimo. In realtà il prezzo è di soli 799 euro. Tra l'altro Honor è solita fare una marea di promozioni, quindi lo trovate facilmente scontato oppure abbinato a un secondo prodotto. Ma veniamo a noi, partiamo subito parlando del design. L'azienda cinese ha optato per un'estetica decisamente sobria, non ci sono particolari elementi distintivi, soprattutto da chiuso. Abbiamo poi il logo Honor che sembra intagliato all'interno del coperchio e un po' più spostato sulla destra. Per il resto è tutto molto classico, ma non per questo poco rifinito. Al contrario, devo ammettere che è un prodotto realizzato davvero con cura, la cura che normalmente viene riservata ai portatili più costosi. Anche la scelta dei materiali mi è piaciuta moltissimo. La scocca infatti è in alluminio, questo rende Magic Book Pro abbastanza leggero, senza però sacrificarne la robustezza. Non ci sono infine scricchioli vari ed eventuali e la cerniera è ben fatta e potete piegare lo schermo fino a 145 gradi. Ci sono poi tutti gli ingressi di cui avete bisogno. A sinistra abbiamo, che è questa, un USB Type-C che serve anche per la ricarica del PC. Tra l'altro l'alimentatore è davvero molto compatto e facilmente trasportato. Dov'è? Qua. Ah, mi rubi sempre tutte le cose. Ma andiamo avanti, se questo. Ma andiamo avanti, sempre a sinistra c'è un HDMI e una porta USB-A, mentre a destra abbiamo altre due USB tradizionali e il jack da 3,5 mm. Rispetto ad altri portatili, quindi, abbiamo una bella dotazione di base che vi permette di collegare periferiche esterne, monitor e proiettori senza avere necessariamente bisogno di un accessorio aggiuntivo. Sembra una piccola cosa, ma in realtà il mercato ci ha abituati ad avere pochissimi ingressi ed è bello vedere che ci sono ancora portatili con un sacco di porte a disposizione. Parliamo ora di tastiera, l'ho apprezzata particolarmente. I tasti hanno la giusta corsa e il feedback è molto buono. Naturalmente è retroilluminata e peraltro potete scegliere tra due livelli diversi di intensità. I LED che svolgono questo lavoro non sono mai troppo abbaglianti. L'illuminazione è sempre discreta ma comunque funzionale. Mi è piaciuto davvero molto. L'unico elemento che mi ha un po' stranita all'inizio è la presenza dei due speaker qui sul lato. Rubano un pochino di spazio e ci metterete un paio di giorni ad abituarvi a trovare tutti i tasti, soprattutto se siete tra quelli come me che scrivono con 10 dita. Noi pro. Mo che bulla, Il vantaggio è la posizione degli altoparlanti. Il suono infatti esce frontalmente verso l'utente, quindi l'esperienza di ascolto è migliore rispetto ai portatili con lo speaker posizionato sotto la scocca. In generale poi la resa è piuttosto buona, così potete godervi tranquillamente video, film, serie TV, tutte le cose che volete. Ma torniamo alla tastiera, vi segnalo un altro paio di cose. Qui sulla destra abbiamo incastonato nello speaker il tasto per l'accensione che si comporta come un lettore di impronte. Ho apprezzato la posizione perché è ben separato dal resto della tastiera, quindi non potete assolutamente confondervi e premerlo per sbaglio. Tra i tasti F6 ed F7 invece c'è la pop-up webcam. Voi premete il tasto e vi si apre ovviamente la fotocamera. È una soluzione che avevamo già visto sui portatili di Huawei ed è molto comoda se si vuole ridurre al minimo le cornici del display e avere un po' più di privacy. Un po' meno comoda invece per chi la usa davvero tantissimo. Dovete abituarvi quindi a guardare verso il basso e per gli interlocutori è una roba insolita e poi ogni tanto si vede anche il triplomento. A volte poi le dita che scorrono sulla tastiera mentre scrivete oscurano parte dell'inquadratura, quindi vi sconsiglio di prendere appunti sul PC se siete in call e non volete essere così. Come si chiamano quelli un po' trogloditici? Scortesi. Il mio suggerimento in generale è di dotarvi di una buona webcam esterna qualora facciate un sacco di videochiamate. Se invece la utilizzate sporadicamente andrà più che bene. Parliamo infine del touchpad. È abbastanza ampio, molto preciso e le dita scorrono benissimo sulla sua superficie. È davvero un piacere da utilizzare. Passiamo ora al capitolo display.
Nonostante l'ingombro sia quello tipico di un portatile da 15,6 pollici, questo Honor Magic Book Pro ha un display da 16 pollici, una diagonale insolita accompagnata da cornici molto ridotte. Parliamo di circa 5 mm, fatta ovviamente eccezione per quella inferiore che ospita il logo Honor. La risoluzione è Full HD e il pannello LCD IPS è davvero buono. Non ha una luminosità elevatissima, ma in compenso ha un'ottima finitura antiriflesso e una copertura della gamma colore sRGB del 100%. Questo lo rende adatto anche al fotoritocco, magari con il caro vecchio Photoshop, visto che non ha nessun problema a gestire anche programmi pesanti. Questo ci porta dritti dritti verso l'hardware. Magic Book Pro è dotato di un processore AMD Ryzen 5 4600H con scheda grafica Radeon RX Vega 6. Abbiamo poi due configurazioni, 8 GB di RAM accompagnati da 256 GB di memoria interna, oppure quella più potente che è 16512, ovviamente tutto con SSD. Tutto questo permette di gestire senza difficoltà quasi ogni programma, incluso il buon Adobe Premiere. Non riusciamo a gestire una timeline in 4K al massimo della risoluzione, ma potete scalare e montare tranquillamente un video non troppo complesso. L'export poi è abbastanza veloce. Non avrete problemi invece con il già citato Photoshop, un po' di Illustrator, la navigazione in rete, le email e molto altro ancora. Potete concedervi persino un po' di gaming, niente di impegnativo, sia chiaro, ma qualche partitella Overwatch e Fortnite potete comunque farvela. Non abbiamo poi problemi di surriscaldamento. Il sistema di raffreddamento poi si affida a due ventole che anche nelle condizioni più difficili non diventano mai troppo rumorose, come quando c'è lo shuttle che deve partire per l'orbita. Niente shuttle. Arriviamo infine all'autonomia. La batteria è da 56 watt ora e offre circa 6 ore di utilizzo. Mi aspettavo forse qualcosina in più, ma in realtà dobbiamo tener conto del processore. La lettera H in fondo indica infatti che è progettato per offrire prestazioni elevate senza troppo riguardo per i consumi. Magic Book Pro fa proprio questo. In compenso il caricabatterie è abbastanza rapido, quindi potete tornare operativi davvero in fretta. Ma tiriamo le conclusioni. Ti sei spaventata. Honor Magic Book Pro è davvero una bella macchina. È ben costruito, con un ottimo display, la tastiera è comodissima e le prestazioni vi permettono di fare davvero qualsiasi cosa. A 799 euro è un vero affare. Per quello che offre, Honor avrebbe potuto forse anche alzare un pochino più il prezzo. Direi anche arrivando fino a 1000 euro. Invece ne costa 200 in meno e fa un po' di tutto. Adesso la domanda che mi pongo è: a chi è adatto un prodotto di questo genere? Sicuramente è perfetto per chi lavora, per chi opera in mobilità, per chi ha bisogno di un po' di potenza per far girare anche software impegnativi. È perfetto poi se volete concedervi anche un po' di intrattenimento, che sia un film, una partita, a un videogioco del vostro cuore. Non tutti, ma alcuni. Direi che per oggi è tutto. Se avete qualsiasi tipo di dubbio, domande, incertezze e perplessità, fatele nei commenti e la Gherica sarà ovviamente felice di rispondervi. Giusto? Che giusto! Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Addio! Vado, andiamo a mangiare che io ho fame.